Salve tutti, ragazzi e benvenuti nella seconda parte delle spiegazioni riguardo il fast fishing. Dunque, mi raccomando, se non avete già visto la prima parte che è uscita venerdì scorso, andate a vedere. E mi raccomando anche andate a vedervi se non l'avete visto, ovviamente la pescata dove spiego tutto, che è la derivazione di questo video. Mi raccomando, ragazzi, dunque, lasciate tanti like, condividetevi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E direi via col video. Andiamo a parlare di ineschi e ami testine piombate. In genere si va a utilizzare a fast fishing testine da 0,8 grammi a massimo, massimo di 3. Io sto sul grammo e 8 perché comunque pesco anche dove c'è un po' di corrente e per tenere bene la linea e per farlo affondare in una certa maniera preferisco utilizzare un, un grammo e 8. Le testine possono avere le forme più svariate, possono essere tonde, possono essere quelle da rock fishing, però una cosa molto importante è che siano testine buone, che non dei bei ammi, perché non andate a prendere quelle economiche che le ho provate, che dopo un pesce piccolo, perché un chilo e mezzo è piccolo, l'amo si è aperto e richiudendolo, dopo già il secondo pesce si era riaperto non forzando e cosa si rischia? si rischia di perdere il pesce con una piccola testina di rock fishing però con un amore esistente e buono riesco a fare pesci a manetta ne posso fare cioè ci avrò una testina che avrà 100 pesci all'attivo infatti nel fast fishing bastano quelle 3-4 testine a giornata volete magari mettere più o meno peso volete magari mettere una testina con un po' di colore meno, un colore più spento per non farvi notare magari un po' di colore che può attirare il pesce 3-4 testine da portare via e basta, siete a posto che siano buone però altro amo e innesco che si può utilizzare è Texas però comunque bisogna andare su ami piccoli il vantaggio è che si può pescare in mezzo ai canneti si può cambiare piombo molto velocemente anche però, però, cioè, però ehm, è un pochino più difficile prendere pesce soprattutto se mettete l'antialga, perché non sempre va a schiacciare bene l'amo e farlo uscire e a farlo uscire se non tenete l'antialga è già qualcosa di un po' più fattibile. come mettere l'esca sull'amo? ci sono vari inneschi dipende dall'esca adesso non ce ne ho neanche cioè per farvi capire io ho questa scatola piena di buste da per pescare a carpe ho un sacco di creature, di esche varie che uso meno male tutte però diciamo che ognuno ha il suo innesco quindi cosa consiglio di utilizzare per i principianti come attrezzature? canne preferibilmente con un casting massimo di 2-12 grammi soli tip ovvero con punta riportata in modo da avere più sensibilità sì, per la mangiata ma anche riuscire a muovere più millimetricamente l'esca perché la punta comunque riesce a ehm, assorbire magari l'avvalamento invece di farla spostare velocemente riesce a fare un movimento più lento magari quando l'esca è bloccata la lunghezza può essere dal 1,80 m anche i 2,20 m abbinata a un mulinello 1000 o 2000 preferibilmente il 2000 perché avendo una bobina più larga facilita il lancio e si può andare con lanci più morbidi abbinata meglio ad un trecciato perché aiuta di più in fase di lancio e soprattutto magari rispetto a un nylon tiene di più l'abrasione dei cannelli che ci sono andati in mezzo ai cannelli per metri e metri e non ho avuto problemi con un terminale di 0 16 18 20 massimo se volete una combo per pescare al phosphishing vi lascio dei link qua sotto in descrizione, andateci a dare un'occhiata. Andiamo infine a parlare delle esche. Le esche possiamo utilizzare delle più varie colori, forme, dimensioni. Possiamo partire da un'esca di 2 cm e arrivare a un massimo 5-6 cm di esca in genere. Come detto prima, io preferisco utilizzare esche che ricordano insetti o comunque vermi, perché sono quelle che tirano di più, dato che imitano situazioni naturali, ad esempio... Piccole ninfe, piccoli gamberetti e piccoli vermi sono tra le esche che vanno di più. Come colori, mi avete chiesto tanto, il colore, il colore, il colore, il colore è veramente una cosa a cui è difficile rispondere. La maggioranza delle volte, ma che può essere il 90% come il 51%, perché tutto è niente, però è quella che va un po' di maggiore, sono i colori più naturali e spenti, nero, marrone, verde, scuro eccetera eccetera però non possiamo dire con certezza perché vi posso assicurare che nella stessa giornata con la stessa grado di luce stesso colore dell'acqua eccetera eccetera anche solo tra un pesce e l'altro può cambiare cioè possiamo parlare di un metro di distanza un pesce dall'altro tutti e due in cerca di cibo con la stessa esca potete prenderne magari uno e l'altro non riuscite a prenderlo perché non gli va l'esca, non gli va il colore, non gli va il, la forma non si sa bene, cioè, col, potete fare tutto identico, lancio, approccio tutto però quel pesce, quell'esca non la vuole mangiare non, non si può dare una spiegazione non è, non è abbinare il colore alla stagione, cioè anche ci può stare, però ho notato che in certi fossi va la maggiore quelle scale di colore là, in altri fossi il contrario, magari. Dipende tanto anche dal pesce, da come gli gira il pesce. Magari il pesce conosce già che l'arancione non va bene, cioè mh, è un qualcosa, un tranello, e allora non gli dà l'arancione perché magari è già stato catturato. Vai tu a saperlo, non possiamo entrare nella testa delle carpe o degli altri pesci, sfortunatamente. Comunque le esche che si possono utilizzare sono tante, sono gli shad, sono creature, anche le creature mi piacciono molto utilizzare insieme a gamberi, insieme a imitazioni di piccoli insetti, eh, vermi. Ci sono veramente un sacco di esche che si possono utilizzare, e un sacco di colori, però non demoralizzatevi, magari se il pesce non vuole mangiare, magari avete solo il colore sbagliato. E se il pesce dopo non vi mangia, che avete cambiato esca, magari era quello giusto per quello prima, valete a saperlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Dunque, mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Spero di essere riuscito a portarvi tutte le risposte alle vostre domande. Più avanti porterò anche il video con la persona scarsa, diciamo, che deve ancora iniziare a fast fishing. Dunque, direi che per questo video è tutto, spero vi siate divertiti, vi avete imparato qualcosa. Per questo video è tutto, ciao a tutti, okay.